Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amici del grande calcio, bentornati su Senza giri di parole. Oggi analizziamo Federico Gatti. Io sono E Biazzaco. io sono Tatsuno. Questo giocatore ci è stato consigliato da Leses Ladud, che ringraziamo. E se volete anche voi, con un semplice commento qui sotto, potete consigliarci altri giocatori che vorreste analizzassimo. Anche se non sono felini, vanno bene. È un giocatore di 24 anni, alto 1,90 m, di piede destro. Ha cominciato a giocare ad alti livelli con il Frosinone, poi è stato prelevato dalla Juventus, che l'ha lasciato tuttavia a gennaio sempre ai Ciociari, e lì si è confermato come uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. Nonostante, comunque, come ben sappiamo, la Serie B non è il palcoscenico migliore per i difensori, soprattutto quelli più moderni, perché si gioca un calcio molto più feroce e fisico. Però la Juventus non deve neanche farci troppo istantaneo affidamento, cioè, come si suol dire, non dire gatti se non ce l'hai nel sacco, perché comunque il calciatore ha molto da crescere. Gatti ha dimostrato delle qualità importanti, soprattutto il dominio, soprattutto quello aereo, e la capacità di guidare la difesa. E quindi queste possono essere delle caratteristiche importanti, soprattutto per una difesa in ricostruzione come quella della Juventus, in particolare dopo l'addio di De Ligt e di Chiellini. Iniziando a parlare di pro e di contro, il suo pro principale secondo me è proprio la sua abilità difensiva. È un difensore completo, che è bravo sia quando deve marcare stretto il proprio avversario, sia quando deve lasciargli degli spazi perché magari deve affrontare dei difensori rapidi, che se gli vai troppo sotto poi te li perdi perché si girano e te li perdi in velocità. Lui quindi riesce a combinare la sua fisicità e la sua velocità per essere un difensore molto versatile, che è sempre pronto ad intervenire in qualsiasi situazione. E il suo contro, invece, purtroppo è un difensore che ancora deve fare delle esperienze per poter essere pronto per una grande squadra, secondo me. Cioè, alla fine, in un difensore l'età conta. Tu puoi essere anche forte, talentuoso in giovane età, ma devi fare esperienze. Non è un caso che i migliori difensori alla fine vanno ad esplodere sempre intorno ai 24-25 anni. Lui, avendo adesso 24 anni, dovrebbe esplodere, però deve per forza fare, cioè sta un po' indietro nelle esperienze fatte. Cioè abbiamo tantissimi esempi di difensori che sono esplosi dopo i 25 anni. Allora, per me il suo pro principale è un difensore incredibilmente aggressivo. Tira fuori gli artigli quando è in campo. È un difensore aggressivo in campo e tira fuori gli artigli. Ha vinto il 65% dei duelli aerei e addirittura il 64% dei dribbling tentati. Ora, è vero che vincere i dribbling in difesa è più semplice di vincerli in altre zone del campo. Però è comunque un grande raggiungimento per un calciatore che ha giocato in una liga molto complicata come la Serie B. E anche dal punto di vista dei passaggi ha una percentuale al di poco di sotto dell'80%. Certo, non va a sostituire De Ligt in questo fondamentale, però dimostra che, nonostante abbia delle aree in cui possa migliorare, è un giocatore già piuttosto completo che, come dici tu, deve comunque soltanto assumere un po' di esperienza. E poi il contro principale, tante dire che è la disciplina, in senso proprio di quanti cartellini prende. L'anno scorso ne ha presi parecchi in Serie B e, ripeto, potrebbe averlo influenzato il fatto che il calcio giocato in B è incredibilmente più fisico ed aggressivo, perché alla fine compensano con quello alle lacune tecniche.
Però potrebbe risultare un problema se dovesse continuare allo stesso modo anche a questi livelli, perché lo sappiamo che un cartellino giallo può fare tutta la differenza del caso, ti può far saltare partite importanti. Un difetto invece un po' più strutturale del giocatore su cui mi piacerebbe che lavorasse, secondo me, è il motivo stesso per cui gli ha preso gol da Ginker del Monza. Nonostante il cognome non abbia proprio dei riflessi felini, anzi, lui tende a fare un movimento che non di troppo, però non riesce a ragionare rapidamente. Non ridere, non ride, ma perché ridi? Diciamo che lui mette il piede troppo avanti e poi non ha i riflessi per tornare indietro quando vede che il giocatore del Monza gli passa davanti. E siccome lui in quello deve lavorare, in quei piccoli movimenti che poi fanno tutta la differenza del caso in Serie A, e gli si dovrà dare tempo per adattarsi in una realtà peraltro complicatissima come quella della Juventus di quest'anno in ricostruzione. Ti ricorda qualcuno del presente o del passato? Allora, in realtà mi ha ricordato un po' Rugani per alcuni aspetti. Lui, allora, Rugani era molto più disciplinato alla sua età e sicuramente era più tecnico. E Gatti ha quello stile di gioco aggressivo, contemporaneo, che gli permette di saper giocare con la palla, di tentare giocate pericolose, rischiose per il bene della squadra. Mi ricorda in alcune cose Boateng. Se deve mettersi in proprio e fare una giocata più rischiosa, ce l'ha il coraggio di farla. Poi usa tantissimo il fisico per battere tutti gli attaccanti. Cioè, lui più che il posizionamento sfrutta tantissimo questo 1,90 m combinato a una buona muscolatura come faceva e fa ancora Boateng. Invece, se dovessi dargli un voto alle abilità attuali e uno al potenziale. Attualmente gli darei un 6,5 e al potenziale un 7,5, 8-. Ha mostrato tante buone qualità, però un difensore deve avere continuità per far vedere quanto vale. Quindi io non riesco a dargli troppo potenziale semplicemente perché ha già 24 anni. Cioè, se avessi avuto queste qualità a 18-19 anni, gli avrei potuto dare pure 9. Però siccome ne ha 24, ha meno tempo per crescere e per diventare un difensore veramente top dovrà bruciare le tappe molto in fretta, secondo Sì, condivido abbastanza quello che dici. Infatti, all'abilità attuale gli darei 6 massimo, perché valutandolo rispetto ai suoi coevi, non posso dargli troppo di più. Perché comunque è un calciatore che si è fatto rispettare, sì, però soltanto in Serie B. Io in realtà credo nelle capacità del giocatore perché le ho viste e le ho viste anche nelle partite di quest'anno. Ha sicuramente le capacità che servono per sfondare. Passa molto da quanta pazienza avrà la Juventus nei eh suoi sì. Devono confronti, perché la situazione in cui si trova è veramente brutta. Diciamoci chiaro. crederci, deve avere la fortuna di avere persone che credono in lui perché bisognerà avere pazienza. Farà errori, ma se si avrà la giusta pazienza, magari poi i frutti che raccoglierà la Juve saranno ottimi. Infatti nel potenziale gli darei 7,5, gli vorrei dare anche di più per le caratteristiche che ha mostrato, però appunto vorrei prima poterlo valutare per bene in contesti più importanti. La Juventus è stata molto coraggiosa, per carità, a crederci nonostante il percorso soltanto in serie cadetta. Ora è vero che Trapattoni diceva che i gatti sarebbero stati i migliori calciatori in campo. E lui non ridere. Lui in Serie B ha dimostrato di non essere timido, ha dimostrato di essere un calciatore aggressivo. E se è vero il detto che il gatto timido fa il topo coraggioso, allora è anche vero che il gatto coraggioso fa il topo timido, per cui lui ha tutte le potenzialità per fermare i suoi avversari. Perfetto. Bene, non ci resta che aspettare, sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte. Meow. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.